Bisogna parlare a volte in un modo e a volte in un altro, così che per i membri inferiori i nostri veri obiettivi risultino sempre imperscrutabili. Il fine giustifica i mezzi. Adam Weishaupt. Per il suo ordine, Adam Weishaupt adotta la rigida struttura gerarchica paramilitare dei gesuiti e la divide in 13 gradi. Il primo livello è il vivaio, con 4 gradi. Preparatorio, novizio, minervale, illuminatus minor. Il secondo livello è la framassoneria, suddivisa in 2 ordini. Simbolico, con i gradi di apprendista, confratello e maestro. E scozzese, con i gradi di illuminatus major e illuminatus dirigens. Il terzo livello è quello dei misteri, suddiviso in 2 ordini. Misteri minori con i gradi di prete e reggente, e misteri maggiori con i gradi di magus, rex o areopagita. La forza del nostro ordine sta nella sua segretezza. Questo non dovrà mai apparire con il proprio nome, ma sempre celato sotto altri nomi e altre occupazioni. Adam Weishaupt. Controlleremo l'intera umanità. Segretamente influenzeremo qualsiasi trattativa politica. Adam Weishaupt. Principi e nazioni scompariranno dal pianeta senza violenza. La razza umana diverrà un'unica grande famiglia e il mondo sarà la dimora dell'uomo ragionevole. Adam Weishaupt. I sostenitori della teoria cospirativa affermano che la nascita nel 1945 delle Nazioni Unite e prima quella della Società delle Nazioni altro non sono che la concretizzazione del sogno degli Illuminati. Creare un organismo sovranazionale in grado di approvare risoluzioni che gli Stati membri devono seguire se non vogliono pagarne le conseguenze. L'aspetto più terrificante di questa teoria è che per costituire le Nazioni Unite ci si è serviti della Seconda Guerra Mondiale, nella quale hanno perso la vita milioni di persone. Secondo la teoria cospirativa, in pratica tutte le guerre recenti rientrano nel piano degli Illuminati. 6 marzo del 1991 dal presidente George Bush, ex direttore della CIA. Bush usò l'espressione nuovo ordine mondiale dopo aver sconfitto Saddam Hussein con la guerra che molti considerano solo un atto imperialistico contro un paese produttore di petrolio. What is at stake is more than one small country. It is a big idea. A new world order where diverse nations are drawn together in common cause to achieve the universal aspirations of mankind. Bisogna parlare a volte in un modo e a volte in un altro, così che per i membri inferiori i nostri veri obiettivi risultino sempre imperscrutabili. Il fine giustifica i mezzi. Adam Weishaupt.